Da Alessandro Preziosi. Alessandro Preziosi è un grande attore, non ha bisogno di molte presentazioni, lo conoscete in molte vesti, dal cinema alla televisione al teatro classico. E appunto, siamo parlati in questi giorni e mi ha detto: sai, è un momento in cui sto rileggendo tante cose, sto pensando tanto. E ieri mi ha mandato un messaggino dicendomi: guarda, c'è una cosa che forse mi, perché io le chiedo da giorni di raggiungerci, che forse mi sento di condividere. Ciao Alessandro. Ciao Mirta, ben trovata, buongiorno e grazie del lavoro che tu, il tuo staff, i tuoi collaboratori, la produzione di questa trasmissione, come di tante altre trasmissioni giornalistiche, stanno facendo, tenendoci coraggiosamente e con grande determinazione aggiornati. È un plauso che faccio dal profondo del mio cuore, della mia capacità di comprendere che il lavoro del giornalismo oggi è più che mai importantissimo. È la prima volta che ti ho sentito in questo periodo, mi ricordo che tu mi hai detto: mai come in questo momento sento il mio lavoro importante per me e per la gente a cui rivolgo la fatica del mio gruppo di lavoro. Quindi grazie innanzitutto. Ti ringrazio molto. Sì. A proposito di giornalismo, proprio ieri leggevo un articolo sul manifesto di Laura Marchetti, che credo che sia stato oggi resettato da Matteo Renzi. Ha ragione, perché Mattarella 2 o 3 giorni fa ha invitato l'attenzione politica e quella di noi che lo abbiamo ascoltato ad avere rispetto e grande considerazione per gli anziani. Anziani intendendo persone che sia si trovano in condizioni difficili dal punto di vista clinico, quindi con delle patologie regresse esposte maggiormente al coronavirus, sia persone semplicemente che sono più deboli. Il concetto del più debole, del più forte, del più giovane, del più vecchio, come se ci fosse una specie di regola lasciata dalla medicina della catastrofe, no? E questo articolo mi ha molto commosso, un po' perché ha evocato dentro di me l'Eneide che tanti di noi abbiamo studiato a scuola ma a cui non abbiamo dato grande valore. La scena bellissima di Enea, no? Col padre sulle spalle e il figlio per mano, che tiene insieme le generazioni. Sì, che dice: su via caro padre, mettiti al nostro collo, io mi sottoporrò con le spalle, né questa fatica mi peserà, comunque accadranno le cose. Uno è comune il pericolo, unica salvezza ci sarà per entrambi. E mai più, insomma, mi è sembrato per un momento di capire che quel senso di pietà che tutti noi abbiamo in maniera abbastanza superficiale gli uni per gli altri, informandoci in questo momento, cercando così un peso specifico della nostra responsabilità individuale. Credo che in queste parole che Virgilio ci riporta abbiano una grandissima forza, un grandissimo senso di condivisione legato non soltanto alla politica, a qualcosa che si divide sempre con tutti quanti. Questo concetto di condivisione, secondo me, lascia il tempo che trova. Qui abbiamo bisogno di stare in silenzio, di vestirci a lutto, come dice mia madre, per quello che sta accadendo in questo momento, e di imparare ad ascoltare, imparare ad affondare la nostra attenzione rispetto a chi prima di noi ha vissuto questo momento.